Salve cari amici, buona giornata. Oggi 15 febbraio 2018, questa è la seconda edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Sicilia aumentano le assunzioni, ma all'ARS soltanto, quindi ai gruppi 4 milioni in più ogni anno per pagare i nuovi collaboratori, ai 2,7 milioni già assegnati ai 70 consiglieri regionali per stipendiare i portaborse, si aggiungono altri 58.400 euro per ogni deputato, soldi erogati ai gruppi parlamentari che poi assumeranno nuovo personale seguendo le indicazioni dei politici. E il bello è che quella somma può essere utilizzata per pagare più di un singolo collaboratore. Il numero dei nuovi contratti è in continue evoluzioni, dicono dalla ragioneria. Silvio Berlusconi ricicla pure il contratto con gli italiani dal Fido Vespa. Ritorno al passato, quindi Berlusconi torna a sedersi alla scrivania di legno di Porta a Porta e ripete il colpo di teatro, disoccupazione sotto la media europea. Staremo a vedere. Già, cari amici, non ci cascate. Trattativa, gli avvocati di Mancino dicono non dorme la notte pensando al processo per difendere l'ex ministro imputato di falsa testimonianza. I legali hanno citato la sentenza che ha assolto definitivamente l'ex generale del ROS Mario Mori dall'accusa di favoreggiamento del boss Bernardo Provenzano. Per l'ex presidente del Senato, i PM hanno chiesto la condanna a 6 anni di reclusione. Caso restituzioni del Movimento 5 Stelle, Sarti denuncia l'ex fidanzato, dice sottratti rimborsi. La deputata Giulia Sarti è in questo momento in questura per denunciare l'ex fidanzato e collaboratore accusato di aver truccato la contabilità dei suoi rimborsi. Si tratta, secondo quanto appreso dal fattoquotidiano.it, di 4 bonifici non andati a buon fine per un totale di 20.000 euro. Bollette telefoniche, l'antitrust manda la finanza nelle sedi degli operatori, nel mirino presunte intese sulle tariffe. Le verifiche richieste dall'autorità garante concorrenza e mercato riguardano possibili intese non autorizzate che avrebbero limitato la concorrenza. Il nucleo speciale antitrust della Guardia di Finanza sta svolgendo attività ispettiva con acquisizioni di documenti negli uffici dei principali operatori di telefonia e nella sede Asso Telecomunicazioni di Roma. Le verifiche richieste all'autorità garante concorrenza e mercato riguardano possibili intese non autorizzate tra operatori sulle tariffe che avrebbero limitato la concorrenza. Bene, speriamo che se ne venga a capo di qualche cosa finalmente con l'antitrust. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.